Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di alcune basi che ho preso dalla Corea del Sud e che mi sono state consigliate da Margherita. Non so se perché avesse lei già acquistato o perché sinceramente gliene avessero parlato. Ora, io non ho preso tantissimi perni, perché comunque sono rimasta intorno ai 20 euro per non pagare, per non cercare di non pagare la dogana, per il rischio, insomma, di non pagarla. E volevo un attimino vedere come mi sarei trovata, anche se i perni, in questo negozio lui ha sia i perni in oro che in argento 9,25. Tutti i perni che vedrete che ho preso io, quindi, sono in argento 9,25, non in oro. Costavano, diciamo, una somma abbastanza discreta. Sicuramente ho visto basi identiche qui vendute appunto in Italia e sicuramente costano di meno, chiaramente. Mi è stato detto che magari la maggior parte dei venditori le prendono proprio da lui, perché ne ha, io le ho acquistate su Etsy, ne ha una quantità vastissima, veramente imbarazzante. E addirittura qua, vabbè, mi ha mandato la fattura per un totale di 25 dollari, che se non erro sono 20 euro e qualcosa, 20 euro e 40, 20 euro e 30, comprese le spese di spedizione, 25 dollari. Quindi bisogna cercare di rimanere all'interno dei 20 euro, comprese le spese di spedizione, per non pagare la dogana. Superati i 20 euro, così mi è stato sempre spiegato, la dogana è a rischio, nel senso che può capitare di essere pagata oppure no. Quindi poi questo è a vostro, tra virgolette, rischio e pericolo. Le basi mi sono arrivate in questa scatola di cartone e anche piegate, diciamo, più e più volte. Qui sto utilizzando il cavalletto nuovo e devo dire che è tutt'altra storia, cioè finalmente le cose si vedranno come devono. Appunto, tolte le due coperture che c'erano, troviamo questa bustina di plastica dove all'interno ci sono appunto le basi. Avevo detto qualche giorno fa sulla mia pagina Facebook proprio che volevo cambiare, diciamo, modo di utilizzare le monachelle, perché comunque una monachella fa veramente tanto e dà molta più importanza, più bellezza per quanto mi riguarda all'orecchino. Chiaramente lo utilizzerò, cercherò di utilizzarlo per tutti, però ho preso le stesse monachelle che adesso vi farò vedere, due paia sicure, sì, le ho prese da Pietra a Roma e le ho pagate 13,50 euro, due paia, mentre qui un paio l'ho pagato 4,20 dollari e un altro paio l'ho pagato 3,70 dollari. Quindi sì, più shipping 0,25. Comunque, allora vi mostro quello che ho preso. I primi perni, che sono parecchio andati in voga tra le YouTubers. Ah, vedete, c'è questa bustina di, non so se posso zoomare di più. Ah, sì, fantastico. C'è questa bustina di plastica e poi i perni, appunto, sono chiusi all'interno di questa bustina che è sigillata. Sì, questa bisogna romperla. Però da quello che vedo non tutti, solo alcuni. Allora, il perno dietro a questa protezione, tolta la protezione appunto sotto, se ci riesco. Sì, c'è il perno. Eccolo qua. La base è questa, è di un eccola. Per favore, viaggia. E l'orecchino è questo, il perno è questo, scusate, ed è veramente molto bello. Si aggancia qui dietro. Ve lo dico già prima, i ganci non hanno apertura, quindi bisogna o cucirglielo intorno oppure mettere un anellino a protezione della cosa. Poi ci sono le farfalline, eccole qui, veramente molto belle, ben fatte, che si mettono ed è veramente un perno molto sicuro.
Diciamo che dal vivo sono davvero molto belli, c'erano sia questi che quelli più grandi, però io ho deciso di non prendere quelli più grandi perché sinceramente già così mi sembrano abbastanza importanti. Per far sì che quelli più grandi fossero, andassero bene, secondo me, per degli orecchini bisogna fare degli orecchini molto importanti, mentre con questi si può rimanere anche sul vago, come si dice a Roma. Sono molto belle, queste le ho pagate 5 dollari e 20. 5 dollari e 20 più qua dice shipping 0,25. Le rimettiamo nella bustina prima che ci arriva menta. Ah, perché se lo stesse chiedendo, questa è la tovaglia che utilizzo solo ed esclusivamente per fare queste cose, il gatto non sale. Identiche, ma colore argento, sono tutte in argento 9,25. Le ho prese anche argentate. Che questa volta queste mi sono arrivate senza protezione e diciamo che ci sono rimasta un po' male perché guardate il perno è piegatissimo. Vedete? Cerco, lo riaddrizzo io, però vabbè, non è quello, non è quello l'importante, insomma. Ecco, vedete? Sono ben fatti, davvero molto ben fatti. E mi piacciono tanto, devo dire. Ah no, vi ho detto una bugia prima, ragazzi. Si aprono perché ecco, ne ho la certezza, appunto. Ci manca che te mangi pure le farfalline, tanto te mangi tutto. Ne ho la certezza, appunto, qui, che questo è già aperto. Ecco, appunto. Questo qui vedete è già aperto, poi dovrò richiuderlo io perché mi dispiace che sia già aperto. Anche questi sono stati pagati 5 dollari e 20 più 0,25 shipping, che presuppongo sia, sì, sia la spedizione, perché sì, ma l'hanno messa così, diciamo, forfettaria, perché hanno messo i primi 4 paia di orecchini shipping 0,25 dollari centesimi. 0,25 dollari e l'ultimo paio d'orecchino 2 dollari di shipping, secondo me per arrivare ai classici 3 euro appunto. Poi ho preso questi che però non hanno dietro la farfallina, si è dimenticato la farfallina, ottimo. E sono questi qui, sono belli anche questi, eh. Poi vi mostro, io ho comprato da Pietra questi e un altro paio che poi vi faccio vedere. Questi sono dorati, però si è dimenticato la monachella perché è la farfallina, perché nell'altro paio identico la farfallina c'è. Quindi presuppongo l'abbia semplicemente dimenticata. E questi sono costati 3,70 dollari, molto meno, insomma, di, no? Di quello che costano qui in Italia, o quantomeno di quelli che ho comprato io da Macca. Stessi identici, mi sono arrivati appunto, mi sono arrivati, li ho ordinati, non è che mi arrivano così, in argento, colore argento, perché sono tutti in argento, e la parte appunto, vedete, la parte retrostante, il pernetto, l'asolina, diciamo, è qua, sempre in fondo. Ed è molto bello, secondo me gioca una bella importanza una monachella decente. Me ne sono accorta tardi, più che accorta tardi, ho dato per scontato molto le monachelle, le semplici monachelle, e magari anche comprandole in argento 9,25, però ho sbagliato. Anche queste, vedete, hanno la farfallina che adesso vi mostro, eccola qua, eccola, vedete la farfallina, ecco. Ultimi, che sono gli altri appunto che ho preso da Pietra, da Macca, scusate, a Roma, sono questi che ho pagato 4 dollari e 20. Eccoli qua. Sono fatti in questo modo, vedete, una semplice monachella, il pernettino, l'asolina sta in fondo al fiore. La cosa bella è che di tutti i paia di orecchini
Lui ha sia la versione in oro che la versione in argento. Sinceramente non mi sono soffermata a guardare se avesse qualcosa in rame, bronzo, eccetera, eccetera. Però vi giuro, ha una quantità spropositata di cose, veramente. Io non ho mai visto. Cioè, io ve la farei vedere. Si sta fissando dentro, è proprio pazza. E ha una quantità spropositata di cose, veramente è pazzesco. Quanti perni, quante monachelle abbia. In più ha tutto anche il resto. Ho avuto modo anche di vedere, se non sbaglio, catene e altro. Insomma, veramente ha tante tante cose, basi per anelli, veramente di tutto. Quindi, questo è quello che ho preso. Dunque, questo è quello che ho preso. Ho preso soltanto appunto 5 perni perché volevo un attimino, come vi ho detto, testare il negozio e soprattutto non volevo superare i 20 dollari. Diciamo che tra le cose che ho preso, queste sono i perni. Ho dato un'occhiata tra quelli chiaramente che mi piacevano di più, meno costosi, perché appunto volevo prendere il più possibile di buona qualità, comunque, perché parliamo di argento 925, quindi si presuppone che non facciano una brutta fine. E vi metto l'info box, nell'info box vi metto il link.